Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Questo è il nuovo make-up autunnale. Vabbè, devo mettere anche le foto che continuo a scodarmi. Il look è così. Beh, un po' sempliciotto. Eccola qui, Italia. Oh, ciao! Ciao, Italia! Ciao, amore! Lei è una timidona. Infatti, guarda, hop. Sono timida. Lei Italia, ovviamente, vedete, essendo che è stata sterilizzata per la grassottella, deve dimagrire, vero? Anche tu devi dimagrire, sì. Andiamo a fare le passeggiate. Infatti c'è Fulmine che è geloso. Seguite il tutorial. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e ci vediamo ai prossimi video. Tutorial. Tu hai finito? Video tutto, seguite il tutorial e 3 3 2 1 sigla. Bentornati, oggi vi facciamo i video tutorial. Finalmente è tornato a fare freddo e andiamo veloci. Allora, utilizziamo il Pure Primer di Neve Cosmetics, quello opaco, non c'è un numero, quindi abbiate guardate quello azzurro. Per chi non lo sa, io sono allergica al nickel, quindi devo stare attenta a quello che utilizzo. E lo appoggio sulla mano, vi faccio vedere un po' tutto, più o meno i passaggi, così chi è nuovo iscritto e continua a ringraziare per essere iscritti. Utilizzo la mia Beauty Blender, sì, un po', si è morta un po', già bagnato, cucciato, è già morta, cioè, un po'. Sentite il rumore, è l'orologio e il frigo che si sta caricando, sono in soggiorno a cucina, c'è una bella cucina. Vi accorcio tutti i pezzi. Questa è la BB Cream numero 11 di 11 di Color Caramel, è un po' grigio, grigio grigio tipo, un po' che non la vedo, quindi vediamo se pensa sì. Una specie di bubucco è venuta fuori. C'erano solo questi colori, perché c'era il miele scuro, mi pare, ma non mi ricordo esattamente. Ecco qua. Non so se si vede bene. Eccolo qui. Sì, sono in controluce dall'altra parte, non sono davanti stavolta. Non sono dall'altra parte del tavolo. Sono voluto mettere di qua. Per farvi vedere ogni volta la traversina di cani. Che non c'è un bel panorama da vedere. Preciso, non mi sono rifatta le sopracciglia, quindi ve lo dico chiaro e tondo. Io continuo così vi evito tutti, vedete, le torture. Passiamo al correttore, utilizzo questo qua, il numero, tutto, possiamo fare, il numero 19 di Puro Bio Cosmetics. Puro Bio. Non c'è scritto qui, aspettate un momento. Qui. Il numero 19. Utilizzo questo perché per adesso ho questo, che l'altro mi ha finito. Quindi mettiamo il primer, fondotinta, correttore. Devo utilizzare le mani, metto anche negli occhi,
che vedo molte anche grandi youtuber che ci fate delle volte non lo fanno nemmeno perché usano il primer e se lo scordano. Utilizzo la mano perché si scalda il prodotto. Sì, ogni tanto se ne va via, vabbè. Buonanotte. Scusate se mi sentite parlare a bassa voce, ma ogni tanto l'abbasso. Perché generalmente in realtà parlo ad alta voce. Poi si lamenta se io alzo la voce. Sulle labbra, sull'arco di Cupido, ok, poi che molti non fanno, ma lo fanno raramente. Dove cacchio sei? Io prendo il pennello numero 10 di Egizia, io utilizzo quelli da Egizia perché quando ho fatto il corso mi hanno obbligato a comprare questi, vabbè se ce l'avevo già ho dato conto ma non ce l'avevo, ma chi è vegano no, potete usare quelli in Neve Cosmetics se ce l'avete. Utilizziamo la cipria, questa qua è la cipria in polvere di Neve Cosmetics, adesso la facciamo un po' uscire. La cipria Hollywood 7 grammi. Scusate se faccio un po' più veloce, aiuto. Ce la posso fare, ce la possiamo fare, però. Ecco. Utilizzo il pennello che faccio prima, sto qua vicino, perché vado più precisamente vicino. Batto perché così si leva l'eccesso. Di qui sull'occhio. Molti utilizzano i primer che fanno prima, no? Ma io in realtà utilizzo così il vecchio metodo. Sì, diciamo che il primer aiuta per andare più veloci. A me mi hanno insegnato di utilizzare così. Qua si vede anche il correttore. Utilizzando sto metodo il make up dura fino a sera, sono già le 2:15 del pomeriggio, tanto Nicola non c'è perché lavoro, è un corso per il lavoro, quindi sì, ciao Veronica, pronto insieme anche la cipria. Utilizzo il pennellone che conoscete, che non lo conosce, questo pennello da correttore, da fondotinta, eccetera, eccetera. Sulla zona T, che è questa qui. Sì, Fulmina? Zaore! Tu sempre vuoi essere partecipe. A lui è un cibo proprio partecipe. Sì, mamma, dopo ti faccio salire, mamma. Appena finito il make-up, puoi salire. Mi raccomando, che la maggior parte non fai. Io me ne sono accorta, anche i grandi make-up artist. Guardando i loro video anche su YouTube, anche Clio, eccetera. Ogni tanto lo dice raramente, però. Che vi dovete mettere sia il fondotinta o il primer, quello che è per il mio viso, perché io utilizzo il primer per il viso, pure sul collo, perché si vede il distacco e molti non lo fanno, cioè mi fate finire, voglio picchiarvi veramente, io voglio picchiarvi, che cavolo, siete più bravi anche di me, cioè avete più anni di esperienza e poi voi vi sbagliate, cioè no, questo no. Anche solo vecchio, mi raccomando, fondotinta, correttori, via. Perché si vede, l'orecchio diventa subito rosso.
Se guardate i miei vecchi precedenti video, vedete che ogni tanto ho fatto diventare rosso le orecchie. Rosse. Vedete qua, tutto qua, ci vuole. Non ci vuole tanto, fai così, no? No, loro fanno così, poi si... Poi vedi che molte fanno... Hanno la faccia così. E loro si fanno il contouring anche così, cioè... Voi gli dai veramente testata a certa gente, però non posso farlo. Abbava. Ora prendo la spugnetta, questa qui triangolare, e mi dice che ci serve. Anziché usare il cerottino, che dovrei usare anche sì, cerotto, ciao, il come si chiama, lo scotch, e ti fai mezza ceretta. Utilizziamo la cipria, così se ci cade il prodotto dopo col pennello lo cacciamo via. Ma lo fanno in molti? No, perché non tutti lo fanno. C'è chi ci riesce, ovviamente. Io sono quella che... Scusate, c'ho la cipria che vola. Ma vola la pemaia. Ma come la chiamo io? Vola la iatina. Dialetto siciliano che sarebbe la gallina. Che fa rima. Comunque sono pieni di puntoli di zanzara. Una qui. Un'altra qui. So che non si vede. Eccolo qui. Poi sulle gambe mi hanno strarimpita. Ecco perché preferisco l'inverno, per non sentire. Oggi è freddo, però. Puoi non vedere le zanzare, fidatevi. Via, sciò. Allora, adesso andiamo a utilizzare la matita pastello. Matita Brow M019 marrone di Neve Cosmetics. Scusate. Fate pietà. Sono appena rientrata col make-up. Ok. Vado a fare il primo occhio, così vi evito tutta la paradamma, e ci vediamo per il sinistro. A tra poco. Eccomi tornata. Ora facciamo insieme l'occhio sinistro. Allora, ovviamente prendiamo la matita. Andiamo a prendere il pennello della sfumatura, so che sembra un po' strano sto pennello, ma quando si viene lavato diventa così. Questa è della Gipsa C14. E andiamo a sfumare. Avendo sfumato la matita, ci sono vicini di casa, non vi preoccupate. Dopo ci mettiamo l'ombretto sopra, quindi per adesso... Scusate. Ecco, hanno finito. Intanto ho approfittato per pulire il pennello, il numero 8 di Egizio. Prendo questo qua, ombretto in polvere, color smeraldo di Neve Cosmetics. So che adesso non lo vedete, ma lo faccio vedere dopo. Andiamo a pucciare un pochino.
Non so se si vede. Sì, le mie mani si sono ciuffate. E andiamo a metterlo nella palpebra mobile. Poi dopo utilizzo il numero 10 di nuovo, siete le che brontolano, non vi preoccupate, utilizzo la palette di Neve, di Neve Cosmetics, di Paola P, questo qui, che c'ha il nome Osè. Dovrebbe essere Mara Raja, mi sembra, ma non ne sono sicura perché scrivo al contrario. Perfette, facciamo danno come sempre. Ok, io mi sono messo un pochino qua all'interno. Poi utilizzo il pennello piccoli Neve Cosmetics Yellow, e non c'è il numero questo, pennello diagonale. Questo me l'ha dato Neve Cosmetics quando ho fatto l'ordine, l'ultimo ordine. E mal che non fanno sto chiasso, che sarebbe, devi togliere l'eccesso, no? Ricalchiamo di nuovo il marrone con l'ombretto perché molti non lo fanno, mettono solo la matita, ma la matita è come se fosse burro, quindi il burro dopo scaldando si scioglie, quindi si rovina, no? Cioè sparisce. Andiamo a prendere il pennello a sfumatura al C14 e andiamo a sfumare il colore. Qui sembra che ho calcato il triplo. Ma adesso sembrate che sta sparendo di nuovo il colore verde, ma noi dopo lo andiamo a ripulciare sopra. Più scuro, utilizzo un altro pennello, ok, così leggermente si è risistemato. Riprendo di nuovo la mia amichetta vignetta perché ovviamente si è tolta la cipria, si stati ferma lì, sits lì come i cani sits, che dire, mi sembra che in tedesco sia tedesco e significa siediti, stai fermo. Scusate, ma non sono tanto esperto in tedesco, qualcosina l'ho imparato in tedesco. Poi ovvio se non ci stai dietro te lo scordi. Poi riprendiamo il pennello numero 8, il nostro amichetto. Riandiamo a prendere il colore smeraldo. Ripucciamo. E ricalco sopra di nuovo il colore.
Ma avendo ricalcato, almeno si rivede in quel colore, no? Giustamente. Se vedete, sto guardando lo specchio, perché c'è lo specchio zoom 8x, che vedo bene, se no qui faccio danno. Infatti in un prossimo video ho deciso di utilizzare di nuovo il telefonino, so che oggi non c'è Nicola, che è al corso, quindi se mi deve chiamare, che sta uscendo dal corso, mi dà petti sparsa. Però sa che faccio video tutorial, quindi non è che... Abbiamo tutato anche la parte sotto delle manciotte. Questo video è leggermente verrà lungo, ve lo dico già chiaro, sicuramente. Mi alzo le sapette, sai, e prendo la mia palette di Neve Cosmetics per fare il contouring e i blush. E se la blushissimi di Arcobaleno di Neve Cosmetics, questa vecchia edizione, adesso è bella, è diventata ancora più bella, però mi piace lo stesso, vedete? Adesso quindi mettiamo il blush e facciamo il contouring. Facciamo prima il contouring, poi il blush. Facciamo prima il contouring. Allora, quindi prendiamo il pennello diagonale della Gypsy, D30. E mi tolgo qua. Ah, dovevo toglierlo dopo, vabbè. Dopo mettiamo la scala fine, anche se qua, di qua l'ho già messo. Come ho detto, nessuno è perfetto e nella vita si continua a imparare ogni giorno. Allora, prendiamo. Io ovviamente ho il viso rotondetto perché sono bella ciccia. Sono curvy, molto curvy. Quindi, prendo così. In realtà sono un mancino, ma scrivo con la destra. Vediamo di farmi sentire l'orologio che tutti i voli che ho fatto con la mountain bike. Non sono mai andata a finire in ospedale con la mountain bike, quindi ho avuto molti dolori, però. Che mi avevano regalato una bici, poi ogni 3x2 facevo quasi un incidente. No, ma non è che andavo a sbattere contro la gente, no, andavo a cadere da sola. Cioè, non mi frenava la bici, quindi facevo dei voli. Infatti l'orologio ne ha visti di tutti i colori. E c'ha 9 anni l'orologio, mi pare. No, c'ha 10 anni quasi. Sì, perché è stato, me l'ha regalato mio fratello per nel 2006 Natale. Ed è ancora vivo. Ovviamente non è quel classico che compra dei marocchini che costa di meno. Questo male. Abbiamo comprato il negozio di orologi, gioiellerie e cavolate varie, non mi fate di parolacce perché le dico di tutti i colori e non dovrei dirle. Chi dice le parolacce? Sei una signorina! Sei una donna ormai, non ti devi permettere di dire parolacce! Infatti la gente quando mi conosce mi dice, vede che io... Non dico le parolacce davanti a me perché se credo che io non le sappia. Mi guardo e gli dico, guarda che io le parolacce le so meglio di te, le so di tutti i colori, quindi. Però non si dovrebbe dire perché una donna non dovrebbe dire le parolacce, ovvio. Voi maschi invece siete di sporcaccioni, zuzzoni. Come si dicono anche buzzurri, mi sembra che lo dicono i bergamaschi questa, però
sì, il contouring lo devo mettere anche qui sotto. Perché sennò si vede che stacco. E molti non lo fanno. E mi viene di testatore. Sono anni che lo fate meglio di me, vergognatevi quindi. No, l'unica che è Clio li fa, quindi su lei ci può stare. Poi sì, dovrei fare il contouring anche il naso, ovviamente. Dove ho sbattuto due volte contro Nato Sconti e due pallonate da compagno di mio fratello. Io ho fratello maggiore, tutto mio, che me ne ha fatti per lei di santa ragione. Sì, ma fidatevi che vi sembra una santa, ma in realtà se mi girano io non ho dato di santa ragione pure a lui. Quindi una volta che mi dava schiaffi mentre li tagavamo, eccetera, dopo si doveva andare a nascondere perché sapeva che io mi incazzavo e lo andavo a ricorrere. Sono una bimba monella, una monellata. Ero una monella. E lo sono ancora adesso che sono grande, quindi fate un po' voi. Poi sono sempre stata una bambina tranquilla, parecchio tranquilla. Ora utilizziamo il bianco che facciamo l'illuminante, perché se non metti illuminante non sono contenti, che poi ti dico, ma perché non hai messo illuminante? Come lo chiamo giù a Roma, illuminage? Ma andatevene a cagare! No, non insulto i romani, ovvio, sono una battutina. Così per dire. Non è un insulto, eh. E siamo di Roma. Sono brave persone anche i romani. Sono stata anche a Roma. Non ho visto tutto di Roma. Non ho visto ancora la Fontana di Trevi. Sì, dimmi, mamma. Dimmi, mamma. Non vedi che sto c'ho da fare? Basta leccare mentre sto facendo i video. Eh sì, ogni tanto non parlo perché devo stare concentrata, sennò faccio danno come al mio solito. Questo qua è il mascara che, diciamo che oddio, devo fare l'accensione e continuo a ascoltarmela. Sbocchettia se lo sciarlo, perché non avendo il nickel, ovviamente. Inizio è un ottimo prodotto, anzi lo censisco adesso. È un ottimo prodotto, però dopo un po' diventa pastoso.
lo dice che devi mettere il mascara e devi avere la bocca aperta? No? Quindi, non dite che il mascara si può mettere con la bocca aperta, così. Così. Ma si fa anche con la bocca chiusa, è semplice. Questo video è venuto bello lungo, ve lo dico chiaro. Andiamo a mettere il rossetto di il glassy di Yves Saint Laurent. Non si vede lo show. Non capisco perché non lo mette più a fuoco la videocamera. Metto questo qui, che non vedete, aspetta un attimo, guardo più come esce. Se questo video viene lungo perché ho fatto vedere di nuovo i vecchi passaggi che faccio, chi è iscritto al mio canale, se no io accorcio e abbrevo il video. Questo è il Brown GV Venus di Number Cosmetics, so che non si vede. Che al doppio, cioè questo pettinino e la punta. L'ho voluto far vedere lungo, sto video verrà, perché ho fatto vedere la maggior parte dei passaggi che faccio. Per chi è iscritto al mio canale non ha voglia di andare dietro 8 mesi fa. Però scendete a vedere i vecchi video. Lo so, mi devo rifare sopracciglia, sì. Però le palle a Nicola, dammi una mano. Mi abbiate pazienza che sto video è diventato lungo come i primi video. Look è finito, adesso mi sistemo i capelli. Spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, iscrivetevi al mio secondo canale, perché vedo che non vi state iscrivendo al mio secondo canale Stilosi dei Videogame. Io vi guardo, perché vi controllo, sapete. Chi gli ho detto legge su un altro canale. Che ovviamente le vedo io perché è installato su Gmail, e quindi da Gmail viene subito prima la pagina l'altra e poi viene il mio. Se avete consigli o qualche look da fare, scrivetemi qua sotto. E piuttosto guardate i vecchi video, così almeno, perché se l'ho già fatto non li rifaccio un'altra volta. Questo è un look autunnale, mi sono ispirata a un look di che avevo visto di Make Up The Right, che aveva fatto il verde, poi aveva usato tutto il verde. E basta così, il video è troppo lungo, lo so già. Questo è l'ombretto in polvere di Neve Cosmetics. Neve Cosmetics costa smeralda 2 grammi, sì. Vedete che è un po' zuzzino sulle mie unghie, vedete, quindi vedete il colore. Ed è smeraldo. E questo è un colore autunnale, come dice. Vieni a salutare. Dai, sali. Dai, muoviti che non abbiamo tempo. Dai. Lui vuole sempre essere partecipe. Lui, chi non lo sa, lui è Fulmine. Chi è scritto? Male? Sì, è il chihuahua sleccatore. Il suo pinato c'è cosa. Finito? Basta.
Vabbè, questo video è tutto. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace, iscrivetevi al secondo canale Silosi del Videogame. L'ho chiamato così e mi piace così. Sì, fulmine, sì. Uccivo leccato. Dopo vi faccio vedere, nell'intro vi vedete Italia, quindi. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!